Pittrice, scultrice, scrittrice, Nadia Farina, milanese di nascita, salernitana d'adozione, città dove vive e lavora, nella sua vulcanica attività creatrice ha ottenuto numerosi riconoscimenti, anche se per la sua indole più che encomi ha cercato sempre di promuovere l'arte in tutte le sue forme. Il suo ultimo libro, Il Sipario, una favola per grandi, conclude la serie delle avventure di Zaira, la presentazione curata dalla giornalista Anna Fiore nella sede dell'Università della Terza Età di Baronissi. Il libro si chiama Il Sipario ed è l'ultima storia di Zaira, perché i primi due, La commedia in quattro angoli e I pesci si amano senza parole, raccontano il viaggio che Zaira comincia. Qui glielo faccio finire per lei e per me anche, ed è un viaggio straordinario perché viaggia attraverso la fantasia, la realtà, la surrealtà. E io mi sono divertita moltissimo e non vi nascondo che mi sono commossa scrivendo, perché è un libro in cui io ho messo tanto del mio scrivere, anche di tutti questi anni. Ogni tanto chi legge il libro, chi mi segue, troverà anche delle cose che ho già fatto, ma erano perfette, si incastravano in una maniera che io stessa mi sono meravigliata, perché poi alla fine quando si scrive di noi stessi, è vero, però si scrive guardando un po' oltre e io voglio vivere il senza dove e il senza quando.